Ben ritrovati ai Conti in Tasca, la nostra rubrica di approfondimento settimanale dedicata ai temi dell'economia e dello sviluppo del territorio. E oggi partiamo ponendoci una domanda alla quale cercheremo di dare una risposta proprio nel corso di questa puntata. E vale a dire cosa c'entra la ricerca storica con la valorizzazione e lo sviluppo appunto di un territorio e poi di conseguenza ovviamente anche con la sua crescita economica. E questo è infatti il tema del quale ci occuperemo quest'oggi qui ai Conti in Tasca, parlando nel dettaglio di un progetto, di un centro di ricerca che è nato e sta portando avanti le proprie attività nell'ambito dell'Università di Teramo. Lo facciamo con gli ospiti che sono qui con me e li presento subito. Innanzitutto la professoressa Francesca Fausta Gallo, che è direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Teramo. Benvenuta, professoressa. Buonasera. Ed è la fondatrice e ovviamente colei che dirige il centro interdipartimentale di ricerca History Lab, e parleremo appunto delle vostre attività. Insieme a lei c'è anche Carmine Cristian Ruocco, Buonasera. storico, ricercatore dell'università ed è anche membro dello staff del team di History Lab, l'esperto, possiamo dire, di tecnologie, no? Di tecnologie digitali. Insomma, forse lo noterete anche dalla giacca che indossa quest'oggi con noi. Faccio subito i complimenti per la giacca perché è molto particolare e notevole, con il buon Pacman, insomma, che chi ha una certa età Può conosce, apprezzare. conosce. Ed è molto legato, no, anche Certo. all'ambito di attività di cui si occupa Certo. dentro History Lab. La domanda da cui partivamo, professoressa, appunto è questa, no? Cosa c'entra la ricerca storica con la valorizzazione del territorio? È un po' l'obiettivo che vi siete posti con History Lab, giusto? Parliamo Sì, un po' di questo centro di esattamente. ricerca. Allora, questo centro di ricerca è nato un paio di anni fa, quindi nel 21, 2021. Inizialmente è nato dal voler valorizzare alcune competenze che si sono formate nel dottorato di storia che abbiamo all'Università di Teramo, perché ha formato dei giovani, degli studiosi che sono competenti di storia, però hanno acquisito anche delle competenze nell'uso delle tecnologie digitali. Allora l'idea è stata perché non mettiamo insieme le due cose, cioè saper utilizzare le tecnologie digitali e unirle alla ricerca e storica, però con una ricaduta nella promozione del territorio, nello sviluppo del territorio, cioè la storia e il passato è concepita da noi come un prodotto Sì. che può avere tante valenze, tante utilità. Chiaramente la più tradizionale, conoscere la storia, conoscere il passato, ha un valore identitario per la collettività, per la comunità e quindi diciamo è un'attività, un sapere anche formativo, no? Per le generazioni, per le Assolutamente, insomma, giovani per conoscere da generazioni. dove si viene, Per quali sono conoscere le da proprie dove si viene, le radici e proprie quant'altro. radici, per capire il mondo che ci circonda, Sì. mai come ora, complicato, complesso, insomma, le vicende purtroppo di questi giorni ci fanno capire Ci ricordano che che complessità viviamo e la esatto. storia ci aiuta a capire perché molte cose accadono e perché accadono in quel modo. Però noi abbiamo voluto anche andare oltre, o perlomeno andare anche al lato di queste modalità più classiche, no, dell'uso della storia, cioè utilizzare il passato per conoscere il territorio, ma anche per promuoverlo. Quindi la storia, il passato, il patrimonio storico, il patrimonio culturale, se attentamente raccontato con un linguaggio giusto, con un linguaggio coinvolgente, con un linguaggio accattivante, con l'uso delle tecnologie digitali, può essere un modo sia per far conoscere meglio territorio e passato alle comunità che vi vivono, ma anche per promuoverlo a livello turistico. Quindi paradossalmente sembrano due mondi Molto lontani, invece lontanissime. si vede che invece c'è Esatto. grande attinenza e affinità tra Esattamente, questi mondi. esattamente. D'altronde, penso subito che la divulgazione storica o scientifica in senso lato, attira grande interesse anche da parte di un pubblico vasto. Ci sono tanti Sì. esempi, insomma, di grandi, divulgatori, no? Appunto, Esattamente. nei nostri mass media, con grandi ricadute, grandi attenzioni. E anche la storia, il cercare le tracce storiche, dei territori,
è uno dei volani che muove anche il turismo, no, al giorno d'oggi. Assolutamente sì, sì, io insomma, noi abbiamo un atteggiamento forse anche un po' così, come dire, non polemico, però nei confronti dei divulgatori, grande Critico, diciamo, rispetto, sì, critico. Critico nel grande senso. rispetto e Sì. anche alla fine fanno un buon servizio alla Sì. storia, perché insomma riescono a dimostrare che la storia può avere appeal, no? Anche nei grandi mezzi di comunicazione di massa. Beh, noi siamo professionisti della storia, quindi Mettiamo i paletti, la insomma, nostra, ecco, sì, quindi le diciamo, differenze esattamente, noi sono siamo professionisti importanti. della storia, ci siamo formati con un iter, un percorso che non è semplice, che è un percorso accademico, anni di studio e di ricerca, quindi diciamo, mettiamo a disposizione del territorio una competenza che si è formata in maniera molto specifica. Però come diceva lei, poi dovete, tra virgolette, fare i conti con l'importanza della comunicazione, di Esatto, comunicare nel modo giusto, esatto. efficace, Sì, efficace, le semplice. conoscenze a cui siete giunti. Esattamente, efficace, semplice, accattivante. Oggi si parla di storytelling, no? Questo Sì. termine che è molto diffuso e molto di moda, che di fatto sta a significare la capacità di comunicare, la capacità di raccontare. Assolutamente. E questo può essere di grande importanza soprattutto per i territori meno conosciuti. Noi abbiamo un occhio molto attento, noi dentro il Dipartimento di Scienze Politiche abbiamo un corso di turismo sostenibile che tra gli altri obiettivi ha anche quello della promozione dei territori più svantaggiati, quindi delle aree interne. E le aree interne cosa possono offrire a un turista, cosa possono offrire a un viaggiatore? Naturalmente le bellezze naturalistiche, Ovvio. naturalmente il paesaggio, ma anche il passato, anche il bene culturale magari poco conosciuto, il monumento, la tradizione, i riti, le feste locali, l'enogastronomia, Beh, cioè. su questo è, cioè, un discorso molto ampio e importante, tra un po' torneremo anche per Sì. capire già come vi state muovendo sul territorio, quali possono Sì. essere ulteriori sviluppi di queste attività. Vorrei però intanto coinvolgere anche Cristian Ruocco, proprio per entrare un po' più nel dettaglio e farci spiegare quindi l'importanza delle nuove tecnologie, del mondo del digitale oggi, no? Per la comunicazione e la divulgazione della ricerca storica. Sì, dentro History Lab noi partiamo, abbiamo un approccio che non è technology driven, ma concept driven. In base alla richiesta, diciamo, a ciò che vogliamo valorizzare, a ciò che ci viene chiesto dagli enti locali, piuttosto che dalle istituzioni, scegliamo la tecnologia più adatta, perché appunto tecnologie digitali sono tante, molteplici. Nel nostro caso, nel nostro centro di ricerca, abbiamo una conoscenza diffusa di molte di queste tecnologie e quindi in base a ciò che è necessario apportare nella valorizzazione di quel bene, di quel determinato patrimonio culturale, noi andiamo a scegliere una determinata tecnologia piuttosto che un'altra. Ad esempio, nel caso abbiamo sviluppato un museo virtuale per la famiglia Acquaviva, Noi lo quantomai possiamo anche rilevante. vedere questo contributo perché appunto così intanto mentre ne Sì. parliamo da casa possono anche rendersi conto, no, di ciò di cui stiamo parlando appunto. Abbiamo proprio, ringrazio tra l'altro in regia Cristian De Luca che ci accompagna, abbiamo questo museo virtuale che avete realizzato e ci sono anche le fasi di realizzazione di lavoro che ci sono dietro, ci sono alle spalle, che non sono insomma indifferenti, io mi immagino. Poi magari entriamo anche un po' più nel tecnico. Ecco qui, stiamo vedendo proprio ciò di cui stava parlando Cristian Rocco, no? Ce lo può anche proprio Sì, illustrare. allora la funzione del Questo è un museo esempio pratico di ciò che virtuale fate. era appunto quella di mostrare la ricostruzione virtuale delle residenze della famiglia Acquaviva, dislocate in un territorio abbastanza ampio. In questo caso noi abbiamo ricostruito la passata residenza di Napoli con Versano, che è il castello di Marchionne, che è appunto nei pressi di Conversano, oggi diciamo usato per i matrimoni, diciamo, per le cerimonie, Sì. e il Palazzo Ducale di Atri, che oggi è il Palazzo Comunale. E anche qui, appunto, anche su questo progetto, abbiamo da un lato fatto una ricostruzione virtuale per permettere una visita ai luoghi che esistono o che sono andati perduti, come il Palazzo di Napoli, diciamo, che ha cambiato molto aspetto nel corso del tempo.
ma così come quello del resto di Atri, che adesso appunto essendo palazzo comunale, diciamo, ha una suddivisione, certo, diversa delle sue stanze, ma abbiamo allegato a questo progetto anche appunto un'esperienza interattiva, un racconto, uno storytelling, appunto come diceva la professoressa, che potesse in qualche modo raccontare le vicende della famiglia al di là appunto solo dei luoghi, diciamo, potesse far vivere quei luoghi, le vicende che veramente, realmente sono accadute, con un racconto che sia diciamo di immaginazione, sì, sia comunque storicamente accurato. Questo per dire appunto come sfruttiamo le tecnologie differenti per valorizzare anche lo stesso bene, in questo caso, che era appunto il nostro fine era quello di valorizzare la storia degli Acquaviva, una famiglia quanto mai importante per il territorio abruzzese, teramano, appunto. Quindi utilizzare questo genere di tecnologie ovviamente permette anche di raggiungere un pubblico, cioè, esatto, diverso, insomma, magari c'eravamo posti quello più dei target giovane, differenti, ecco, esatto, quindi soprattutto l'esperienza interattiva ovviamente è molto coinvolgente per ad esempio ragazzi nella fascia scolastica. Abbiamo anche sperimentato in una scuola di Teramo l'interesse per appunto questo tipo di esperienze, mentre appunto una vista in virtuale in qualche modo ha un target più ampio, perché può essere affine a poi una visita fisica nel luogo, diciamo, io vedo in anticipo cosa potrei andare a vedere, certo. Scusate se interrompo, sì, è anche utile perché ricostruisce cose che non esistono più. È chiaro che quando vai nel luogo il palazzo di Atri è molto diverso rispetto a come abbiamo provato a ricostruirlo noi, quindi diciamo virtuale e reale si compenetrano, possono, cioè, convivere, possono, no? Convivere, perché possono essere l'uno a supporto dell'altro, quindi il virtuale prelude a una visita, però nello stesso tempo non promuoviamo il territorio, esatto, cioè, non raggiungerebbe l'obiettivo, esatto. Stiamo anche vedendo, lo vediamo alle nostre spalle, il lavoro che c'è dietro appunto alla realizzazione di un tour virtuale di questo genere, che è un lavoro molto impegnativo da un punto di vista tecnico. Sì, sicuramente, soprattutto per chi ha una formazione di storico di base, però è un lavoro che appunto noi abbiamo cercato dei software adeguati che potessero permettere appunto anche a chi ha una formazione da storico, da umanista, quindi non da informatico, sì, di potersi interfacciare. In qualche modo è una creazione di un framework che possiamo continuare ad utilizzare, ovviamente declinandolo per altre tipologie di racconto, per altre tipologie di beni culturali in qualche maniera. Ovviamente, ecco, noi stiamo vedendo in questo momento, no, c'è un esempio appunto del lavoro che, sì, c'è dietro, il lavoro che si svolge per realizzare queste attività. Si parte sempre dal lavoro di ricerca storica, sì, no? Quindi si parte dagli archivi, raccolta si di parte dagli archivi, cioè, dalle fonti, no? Dagli archivi, sì, dagli, sì, archivi, sì, per poi lì c'è la necessità di ricostruire ambienti, di ricostruire anche oggetti d'epoca, certo, quindi c'è anche dare anche un'atmosfera, esatto, un certo, un'atmosfera, esatto, dell'epoca, una ricerca assolutamente storica, scientificamente accurata, però calata in un contesto di nuove tecnologie, appunto. Quindi la tecnologia è un mezzo, diciamo, non è il nostro fine, cioè il fine non è sembrare fighi, se mi, sì, permetti la cosa, ma trasmettere la nostra passione, che è la storia, e quello che crediamo essere utile per la società, diciamo, tramite nuovi sistemi, nuovi mezzi. Nuovi mezzi, sì, guarda, di grande interesse a proposito delle giovani generazioni. Noi questo progetto l'abbiamo presentato alla Notte dei Ricercatori, sì, dell'anno scorso, e abbiamo avuto file di bambini curiosissimi di mettere il visore per vedere la homepage del sito di, sì, History Lab, tra un po' la vedremo, c'è proprio questa immagine, sì, eccola qua, sì, di un bimbo col visore, perché poi per ovviamente sfruttare al meglio questa tecnologia, sì, c'è, sì, bisogno di un visore tridimensionale, esatto, diciamo, immersivo, visuale, sì, 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 certo, e così ci si immerge appunto dentro la realtà, no? Quindi ecco, avvicina anche giovani generazioni ad un percorso di studio, di ricerca, di formazione, che poi può portare anche a questi sviluppi. Sì, fare capire che la storia... Io non voglio sembrare magari troppo banale, però storia può sembrare un argomento o comunque una materia pesante, no? Da studiare, da frequentare. Dalle scarse prospettive occupazionali. Invece ci sono, cioè, il vostro centro serve anche a questo, a mostrare come oggi la modernità, no? La storia sia anche una materia moderna nel modo assolutamente di, sì, assolutamente sì, una materia moderna, una materia utile. Anche questa sembra un paradosso, sembra qualcosa, la storia è una cosa lontana, inutile. Sì. Invece è una materia utile
a livello formativo, ma utile poi con ricadute anche economiche importanti. Ecco, perché no? Appunto, giustamente Christian faceva riferimento anche alle possibilità occupazionali, le possibilità professionali che ci sono dietro. Già il vostro team è un team composto da varie figure, quindi magari ognuno avrà la sua specializzazione, no? Ma poi ci sono appunto già dei percorsi possibili da poter intraprendere, sempre in ambito storico, ma che poi possono portare a declinare la propria attività in questi modi? Allora, purtroppo in Italia siamo in ritardo, molto in ritardo. Noi, il nostro primo dottorando che si è formato con queste competenze, diciamo, nel campo delle tecnologie digitali, in realtà lui è diventato un super esperto nell'applicazione GIS, quindi nella costruzione di mappe storiche, geolocalizzazioni storiche, ora lavora in Francia. Quindi lavora in Francia, in istituti di ricerca, in università, è molto ricercato da varie equipe, perché queste figure intermedie, diciamo, tra storici e esperti digitali, ancora da noi non hanno un riconoscimento professionale. Sì. Quindi possono essere utilizzate all'interno delle università, possono essere utilizzate all'interno dei centri di ricerca, ci sono, insomma, nei musei, nei centri di studio, eccetera. Però ancora non c'è un vero e proprio riconoscimento professionale di queste figure a metà. Quindi c'è una grande possibilità occupazionale, ma ancora siamo un po' indietro, mentre in Francia esiste la figura dei tecnici di ricerca, in Germania, anche Spagna, da noi dobbiamo premere per la figura, per il riconoscimento, insomma, professionale, certo, di queste figure. Però mi viene da pensare che comunque questa vostra attività può essere di supporto e quindi conseguentemente può aiutare anche attività lavorative o professionali più tradizionali, in un certo senso, già impegnate nella valorizzazione del territorio, del turismo, sì, locale, sì, sì, ad esempio guide, tour operator, no, che possono anche poter offrire questo genere di esperienze a visitatori turisti che vengono qui da noi. Assolutamente sì, assolutamente sì, sì. Quindi sì, comunque, sì, cioè il vantaggio anche da un punto di vista economico lavorativo può essere determinato anche per delle figure già esistenti, più tradizionali. Certo, di affiancare queste figure di consulenti, di specialisti, assolutamente sì, nel territorio, ma infatti noi ci rivolgiamo agli enti pubblici, ma ci rivolgiamo anche ai privati. Noi, per esempio, alcune ricerche che abbiamo già compiuto all'interno del centro sono rivolte allo studio e alla valorizzazione di alcune imprese, di alcune attività lavorative del passato, nello specifico l'industria di corde armoniche nella città di Salle. Salle, questo piccolo centro in provincia di Chieti, sì, era una tradizione, quella questione. Era produzione, aveva la, diciamo, leader nella produzione mondiale di corde armoniche, che erano quelle corde che servivano per gli strumenti barocchi. Sì. E abbiamo portato il nostro ricercatore, ha fatto una ricerca molto interessante su come è nata questa industria, come si è sviluppata, quali sono state gli sviluppi e poi l'entrata in crisi di questa attività. E con la possibilità di brevettare, perché ha trovato il brevetto di una corda che veniva utilizzata nel 700, e l'industria ancora oggi esistente si è dimostrata molto interessata a brevettare, a riproporre a livello commerciale questa corda, diciamo, tradizionale. Quindi già questo è un altro esempio di come anche un'azienda privata, una filiera magari economica, esatto, può approfittare, beneficiare di questo genere di ricerca. Assolutamente sì. Vuole studiare il passato dell'azienda, scoprire o riscoprire alcune attività o alcuni prodotti. Oggi si parla tanto, no, di questi grani antichi piuttosto, certo, che vitigni tradizionali, eccetera. E le fonti sono negli archivi, cioè, quindi bisogna partire sempre da lì, esatto, e poi però, esatto, applicare, esatto, un genere, esatto, di ricerca e di risultato come quelli che stiamo vedendo adesso. A me incuriosisce un altro aspetto sempre legato a queste nuove possibilità tecnologiche che oggi fornisce il nostro mondo, ad esempio quello del gaming, no? Quindi sì, dell'attività
di gioco, ludica, ma che alla base ha però un interesse appunto in questi, nei temi storici. Vabbè, ci sono grandi esempi, no? Sì, anche sì, nel mercato dei giochi, dei giochi digitali. Però ecco, è un modo, al di là appunto degli aspetti commerciali che si possono trarre fuori, è anche un modo quello di utilizzare il gioco per fare formazione, divulgazione storica anche, certo, sul territorio. No, il videogioco già di base è un prodotto fatto da categorie differenti, diciamo professioni differenti, sì, al suo interno. C'è il disegnatore, c'è il grafico, c'è l'informatico, c'è lo sceneggiatore, ci può essere appunto lo storico. Spesso nell'ambito commerciale, diciamo, ci sono consulenze storiche attive, anche in Italia in realtà ci sono stati già dei casi. Ma perché quando il tema ovviamente, esatto, del gioco è un tema storico, ovviamente l'ideale, diciamo. E anche noi stessi con History Lab alla fine abbiamo appunto realizzato questa visual novel sugli Acquaviva, che è appunto un prodotto ludico, nel senso che è un racconto, una sceneggiatura vivi, quindi in base alle scelte che fa l'utente il percorso narrativo devia in un certo modo piuttosto che in un altro. Ma oltre al gaming appunto videoludico, diciamo che con History Lab anche in generale le attività ludiche come la caccia al tesoro, quest'anno abbiamo proposto alla città di Teramo, in occasione della notte dei ricercatori, sì, una caccia al tesoro. Raccontiamo anche questa esperienza. Anche quella, infatti, appunto, è un'attività ludica. Sono tutte, diciamo, attività che noi utilizziamo propedeutiche per avvicinare innanzitutto una fascia demografica che magari ha più restia verso un modo passato di affrontare appunto la storia, i temi della storia, ma che in realtà appunto è trasversale. La caccia al tesoro ha visto una partecipazione di un target molto alto, anche non erano solo bambini a partecipare, certo, alla caccia al tesoro, ed è una sorta di format che è replicabile, diciamo, ovviamente declinandolo in diversi borghi, in base alla storia, diciamo, di ogni borgo è pensabile una caccia al tesoro differente anche in base al target a cui si vuole rivolgere specificatamente. Quella che abbiamo proposto a Teramo ha avuto molto successo in occasione della notte dei ricercatori, esatto, di quest'anno, che è stato il 29 settembre 2023. È stata un'esperienza molto gratificante per noi che l'abbiamo progettata, molto faticosa. Ecco, anche lì comunque torna il discorso delle tecnologie, certo, perché comunque abbiamo utilizzato un'app, abbiamo ovviamente fatto che dava indicazioni su cosa scegliere, sì, nel senso appunto non abbiamo scelto delle tappe a caso, ma abbiamo fatto una ricerca storica. Volevamo che appunto gli utenti, diciamo i fruitori, attraversassero, diciamo, la storia di Teramo dal passato romano, simboleggiato dalla tappa del teatro romano, fino ai giorni nostri. E appunto è stata quindi una ricerca di base, poi un applicativo digitale tramite un'app che appunto potesse in qualche modo a noi rendere, diciamo, più facile l'organizzazione del tutto, certo, perché appunto non dovevamo essere alle singole tappe a seguire passo ma passo, anche agli utenti rendeva più piacevole, perché ad esempio in tempo reale vedevi la classifica di chi era avanti a te, quale squadra era avanti, cosa potevi fare per recuperare, quanto valeva ogni missione. Insomma, in qualche modo è l'unione appunto di tecnologie digitali e valorizzazione storica di un patrimonio che è quello di Teramo. È stata una realtà locale, certo, nuova per noi, è stato molto interessante. E questo per esempio mi fa pensare, professoressa, che un genere di attività come questo, oltre ad essere rivolto in quel caso magari principalmente ai cittadini per aiutarli, accompagnarli nella riscoperta del proprio territorio, della propria città, però potrebbe anche essere un ulteriore elemento di attrazione turistica, cioè immagino magari, certo, dei tour che possono essere anche basati su questo genere di attività, no? In sì, un sì, luogo che non si conosce, ma poterlo scoprire attraverso magari delle attività, certo, divertenti, ludiche, anche seguendo, come dire, delle sfide, no, certo, da fare, da sì, risolvere. Sì, diciamo che quello che abbiamo realizzato per Teramo era proprio rivolto ai cittadini soprattutto, però abbiamo avuto una squadra che poi è quella vincitrice dell'ultimo gruppo, sì, che erano napoletani, era un gruppo di ragazze napoletane. Quindi sono riusciti, insomma, esatto, a vincere questa caccia al tesoro.
Esatto. Superando gli stessi teramani. Superando gli stessi teramani, però per far capire che quello che diceva lei è assolutamente giusto, nel senso che può avere anche poi un modo, può essere anche un modo diverso di approcciare il territorio per un visitatore, per un viaggiatore. Oggi si parla tanto di turismo esperienziale, no? Esatto, certo. Quindi diciamo, non la classica guida che ti fa fare il giro delle chiese raccontandoti per mezz'ora tutto, esatto, quello che c'è nelle chiese, ma vivere un'esperienza che è ludica, immergendosi proprio nel territorio, sì, è ludica, però nello stesso tempo magari ti fa cogliere quelli che sono gli aspetti più importanti, più belli, più interessanti della città. È chiaro che poi bisogna costruirla a seconda delle finalità. Lì era una caccia a tesoro dove il carattere ludico era prevalente, cioè, più dimostrativa, esatto, più certo dimostrativa senso. Se ti rivolgi a un target come quello dei turisti, dei viaggiatori, è chiaro che la rimoduli, è uno strumento malleabile che possiamo, dove dietro però c'è sempre la competenza e sempre la conoscenza del territorio, della storia, del passato. Questo è fondamentale. Da questo punto di vista, quindi, tra le varie attività che state portando avanti, ecco, come il territorio, come sta rispondendo, come state dialogando con i vari attori pubblici o privati, istituzionali o meno, no, del nostro territorio? Beh, diciamo che stiamo iniziando a farci conoscere, ecco, questa fase era la fase, insomma, in cui dovevamo farci conoscere il territorio, far capire quello che facevamo, e stiamo cominciando ad avere alcuni risultati significativi. Per esempio, abbiamo partecipato insieme a Isola del Gran Sasso, il comune di Isola, al bando PNRR Borghi, l'abbiamo vinto, l'hanno vinto loro, e noi stiamo dando una mano ora a sistemare l'archivio comunale, quindi diciamo proprio la riorganizzazione dell'archivio, la digitalizzazione e poi soprattutto la promozione dell'archivio al territorio, agli abitanti, quindi per far conoscere questo patrimonio di carte che sembra polveroso e vecchio, cioè, invece chiuso, dove no? C'è invece l'identità della comunità. E questo è già un primo risultato concreto, certo, che insomma ci ha dato grande soddisfazione, speriamo ce ne darà soprattutto alla conclusione del progetto, che sarà realizzato come speriamo noi, come l'abbiamo immaginato noi. Quindi, e questo insomma è un'attività che state portando avanti in stretta sinergia con il territorio. Stiamo andando verso la chiusura, perché il tempo, diciamo, già praticamente è terminato, il tempo a nostra disposizione. Volevo chiedere anche se il Story Lab ha in progetto anche di estendersi, di ampliarsi proprio come struttura, quindi aperto comunque anche magari alla collaborazione di nuove professionalità, di altri ricercatori, insomma. Sì, diciamo che qual è l'idea che c'è, no, sullo sviluppo proprio di History Lab? Allora, lo sviluppo, fondamentalmente noi lavoriamo su commissione, fondamentalmente, quindi diciamo le commesse esterne, sì, sono quelle che alimentano History Lab e ci danno la possibilità di andare avanti. E noi abbiamo dei soci, cioè la gente che si associa, a parte i soci fondatori che fanno parte del dipartimento e quindi sono strutturati all'università, però poi ci sono giovani studiosi, ricercatori che fanno richiesta, e naturalmente devono essere storici, archeologi, storici dell'arte, quindi avere delle competenze, certo, già nel settore, però noi siamo assolutamente aperti e accoglienti, ecco, accogliamo le professionalità, le infatti, e accogliamo i giovani. A febbraio abbiamo un convegno, sì, a febbraio terremo un convegno dell'Università di Teramo, aperto a collaborazioni da tutta Italia in realtà al momento, e anche dall'estero, quindi appunto anche per fare rete, per segnalare che anche in Abruzzo e a Teramo è attivo, diciamo, questo nuovo filone, che è quello delle digital humanities e quello della ricerca storica insieme appunto alle nuove tecnologie. Insomma, mi sembra che questo sia un ottimo esempio, no, di ricerca, davvero ricerca applicata, no, perché più applicata di questo, insomma, è difficile trovarla. E speriamo, insomma, che chi ha seguito questa puntata, i nostri telespettatori, siano rimasti quantomeno incuriositi dal vostro lavoro e dalle ricadute che può avere sul nostro territorio. Ovviamente, se ci saranno ulteriori sviluppi, torneremo anche a parlarne in futuro. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio la professoressa Fausta Gallo, e ringrazio anche Cristian Ruocco per averci portati alla scoperta. Grazie a lei per l'attenzione e l'interesse. Grazie nuovamente. Noi siamo giunti al termine di questa puntata dei Conti in Tasca, che però, insomma, come ormai
avete imparato a conoscere, tornerà anche la prossima settimana, sempre il venerdì alle 18. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.